Ladri scatenati a Faenza con ancora furti commessi nella zona di Via Firenze e nella zona di Porta Imolese. Nel primo caso, ad entrare in azione sono stati sempre i topi d'appartamento con identico modus operandi e identico scenario lasciato alle proprie spalle a tutte le ruberie messe in atto nel Faentino in precedenza. I ladri sono riusciti ad entrare, questa volta scassinando una porta finestra, concentrandosi poi su oggetti di valore, in particolare oggetti di elettronica. In zona Porta Imolese, invece, prese di mira ancora le automobili parcheggiate con l'obiettivo di recuperare dai sedili merce poi rivendibile. A Solarolo, invece, ad entrare in azione sono stati truffatori che, spacciandosi per parenti del parroco locale, hanno tentato di farsi prestare 50 euro in diverse case, sempre fornendo la scusa di essere rimasti senza benzina con l'auto. Stando alle forze dell'ordine, tuttavia, nessuno sarebbe caduto nel tranello.